contributo del CNR, come lei sa, il CNR è il più grande ente di ricerca in Italia ed è un ente di ricerca multidisciplinare che ha questo suo imprinting molto forte sulla, diciamo così, miscelamento delle competenze, delle culture, dei saperi, ed è declinato sul territorio in modo molto ampio, e quindi il CNR ha dato e darà un contributo importante nella tecnologia, negli aspetti, diciamo così, più importanti dello sviluppo tecnologico. Il mio istituto, per fare un esempio, è un istituto che si occupa di nuovi materiali e in particolare superconduttori, e sono abbastanza fiero di dire che Genova è una delle capitali internazionali della superconduttività grazie alla filiera dalla ricerca fino all'industria. Le sfide che abbiamo davanti a noi sono tantissime, tantissime e variegate, e tra parentesi si muovono invece che sulle singole discipline, proprio i confini fra le diverse discipline, e proprio per questo un approccio davvero multidisciplinare, che è tipico nostro ma anche dei colleghi dell'università eccetera, può essere davvero uno strumento più efficace per davvero rendere smart anche cose vicine a noi, molto vicine, che siamo abituati a vedere come cose invece stolide.